Ma se da dove è il coso? Essendo rotondeggiante. È difficile. Lella ci vuole dire perché ce la facciamo sugare in ogni circostanza. Perché siamo troppo intelligenti. Sai che per farsi la sugare ci vuole intelligenza. E allora il trucco per farsela sugare è quello di essere intelligenti. Non piego. Grazie. Grazie a tutti voi per essere qui in questa domenica. Un applauso per voi. So che Marcello Bonaventura contingerà i tempi, quindi dove è Marcello? Non lo vedo, fammi insegnare. Solidarietà al popolo iracheno. Verso chi usa l'arroganza come strumento di azione politica. E badate, è la stessa arroganza che ha distrutto la storia, la cultura, le tradizioni, la democrazia governante della nostra città. E se è vero che l'arroganza è direttamente proporzionale alla forza che si ritiene di esercitare, il parallelo ci sta tutto. Le persone che siamo seduti a questo tavolo sono i rappresentanti di una coalizione che ha scelto di volare la quota della politica. Un tavolo costituito da diverse anime politiche che si sono messi insieme e che hanno costituito una unità sui valori, sui metodi, sugli obiettivi, sui programmi. Il valore dell'unità che è stato uno dei punti fondanti rispetto al quale dichiariamo sin da adesso che non è frutto di un accordo elettorale, ma è solo frutto di una strategia politica di prospettiva. Andiamo a dialogare sul perché vi era un'assenza di comunicazione. Abbiamo colmato anche questi vuoti. Diciamo grazie ai movimenti perché hanno dato prova qui ad Acireale che non sono in contrapposizione ai partiti politici, piuttosto li affiancano. E dobbiamo dire grazie anche a loro se oggi affermiamo con un'assoluta precisione che il sindaco sarà libero di scegliere la sua squadra, i suoi consulenti e che nominerà tutti gli assessori sin da subito. Una maturità politica fatta di partiti e dei movimenti non indifferenti. Abbiamo semplificato lo scenario moltiplicando le idee. Giuseppe Pippo Trovato, a te la parola. Buonasera a tutti compagni, compagni, amici del centro-sinistra, ci risiamo. Dopo poco più di 2 anni siamo costretti a ritornare alle urne per eleggere il nostro primo cittadino. Ancora una volta si va alle urne non perché è finito un mandato amministrativo, ma per parti esterne che nulla hanno a che fare con la politica. Questa volta il nostro sindaco, anzi il loro sindaco, è stato arrestato. La campagna elettorale che oggi parte ufficialmente sarà dura e molto difficile, ma abbiamo avuto un vantaggio.
ma abbiamo guardato, la città ci ha chiesto con forza l'unità e dopo non poche difficoltà siamo riusciti a raggiungerla. La gente ripete per strada, finalmente. Dire solo finalmente ci sembra molto riduttivo. Noi diciamo finalmente siamo riusciti a trovare l'unità, non perché fosse qualcosa di indispensabile o solo per mero calcolo elettorale. Siamo riusciti a trovare un'intesa su punti programmatici forti che stanno a cuore a noi di Rifondazione Comunista e a tanta gente che giorno dopo giorno si spende e lotta nelle piazze, nelle scuole e nei luoghi di lavoro. Finalmente alla Cereale si parlerà di questioni importanti, si parlerà di legalità e di moralità nella pubblica amministrazione, si parlerà di trasparenza perché vogliamo che quello che è accaduto alcuni mesi fa non debba più ripetersi, non permetteremo che la nostra città occupi le pagine dei giornali per questioni giudiziarie e di malaffare. Non lo vede da chi come noi crede nella moralità della politica, ma soprattutto non lo vede da quella grande parte della città che ancora crede nella politica pulita. Si parlerà finalmente di grande distribuzione, si parlerà di via Cristoforo Colombo, perché deve essere chiaro a tutti che la rivalorizzazione del centro storico debba necessariamente passare per il riordino di quella che secondo noi è la giungla di Acireale, appunto via Cristoforo Colombo. È indispensabile fermare lo strapotere della grande distribuzione che sta massacrando quello che resta dell'economia della nostra città. Si dovrà necessariamente parlare degli spazi giovanili. Ci viene chiesto dei nostri figli, dobbiamo trovare degli spazi di aggregazione dove le nuove generazioni possono fare esplodere la loro fantasia e nello stesso tempo allontanarli dalle grinfie delle sale giochi che alle Cereali nascono come funghi. Che tristezza vedere ridotta Piazza Europa in un luogo dove giorno proliferano questi luoghi a metà strada tra la legalità e il malaffare, dove giovani e meno giovani sperperano i loro pochi soldi. Finalmente si affronterà il problema del lavoro, o meglio dire del non lavoro. Acireale ha un alto tasso di disoccupazione soprattutto giovanile e allo stesso tempo prospera il lavoro nero. I sottoccupati e gli sfruttati sono una realtà che non dobbiamo più nascondere. Deve essere compito di questa coalizione avviare una seria lotta al lavoro nero in tutte le sue forme, facendosi parte attiva della tutela dei lavoratori sfruttati e sottopagati. Abbiamo il dovere politico e morale di garantire una seria difesa politica e legale a chi giorno dopo giorno vive sulla propria pelle il dominio del capitale sul lavoro. Compagni, amici ed amici, sia chiaro, l'alleanza tra Rifondazione e il centro-sinistra è un'alleanza che deve essere verificata istante dopo istante, giorno dopo giorno. Non siamo interessati a concedere deleghe in bianco a nessuno, proprio a nessuno. Non siamo disponibili a fare un passo indietro sulle metodologie, sulla moralità, su quei contenuti che ci vengono richiesti con forza dalla città. Non siamo disponibili a far nascere i pasticci sulla scia di quanto è avvenuto in altre realtà e nella nostra città negli anni scorsi. Siamo invece disponibili a lavorare assieme al centro-sinistra. Cari amici, non vorrei per carattere praticamente mi vedo buscando, non avete capito, ho proprio comprato da qua. No, non sono stato io. Non vorrei per mia natura, per carattere, cadere in un senso di autocelebrazione e di smaccata celebrazione. Vorrei solo dire che il Risveglio, movimento che si riallaccia al grande movimento italiano dei 100 movimenti, ha voluto portare in questa coalizione lo spirito, l'anima e la freschezza della grande piazza San Giovanni del 14 settembre scorso. Cioè dire di quella società fatta di singoli uomini e di singole donne che ha voluto ribadire che la politica è partecipazione personale, scommessa personale, riappropriazione dei luoghi della politica. Un messaggio fortissimo, non di antagonismo, ma di protagonismo politico, non di sterile contrapposizione, ma appunto, come dice il nostro nome, di risveglio delle coscienze. Questo è il compito che si propone di attuare il Risveglio in questa coalizione, partecipare ai programmi, sviluppare idee, smuovere le coscienze, rappresentare, perché no, diciamolo,
quella generazione, la mia e quella prima di me, di ancora prima, e forse anche quella attuale dei giovani, stanca, disillusa, disincantata. PDG. Ma io credo che bisogna partire intanto dalla considerazione del fatto che questa volta, per la prima volta, c'è questa unità del centro-sinistra, che non nasce per caso, nasce dalla consapevolezza dello stato di precarietà in cui si trova Cireale, perché è vero che al mare non c'è mai fine, ma io credo che più indietro di come si trova oggi la nostra città difficilmente ce lo possiamo immaginare. Quindi c'è la necessità di avviare un programma, un progetto che non solo preveda uno sviluppo sostenibile per la Cireale, che a proposito di partecipazione, come tutti sapete, questa è una campagna elettorale lunga e difficile. Abbiamo bisogno di persone, di partecipazione, ma anche di sostentamento economico, a cominciare da stasera. Quindi, per quello che potete, sia esso piccolo o grande, passerà una cassettina, tutto quello che darete vi sarà dato conto ogni volta che ci riuniamo, e comunque in un bollettino che staremo da qui a questa sera a preparare, per poter autofinanziare questa campagna elettorale così lunga e così difficile. Grazie. Un applauso. Cari amici e cari amiche, è veramente un piacere vedervi questa sera e stare tutti insieme. In questi giorni non è facile essere assolutamente sereni. Il dramma della guerra in Iraq è una guerra apparentemente lontana, invece chiaramente assai vicina a noi, pervade tutto il nostro fare quotidiano. Non possiamo fare finta di niente, neanche come quando in questa occasione si incontrano le forze democratiche di Acireale per ufficializzare il loro impegno nella dura battaglia elettorale per la liberazione della nostra città dalla dittatura, lo scherzo così, politico, clientelare, affaristica, di alcuni personaggi, dei loro compari e dei loro soci. Il movimento che rappresento, l'Italia dei Valori, si è schierata sin dall'inizio per la pace, senza se e senza ma. Siamo contro questa guerra preventiva perché la riteniamo spropositata e senza una necessità attuale e impellente. Ma torniamo all'oggetto del nostro incontro. Certamente ci sarebbe tanto da dire per quanto attiene alle vicende politiche recenti della nostra città, alle vicende amministrative, alle vicende di cronaca della nostra città. Appunto, si sente al tempo stesso un partito e un movimento. Riteniamo cioè di poter anche noi degnamente rappresentare quel vasto mondo dell'associazionismo, della società civile, dei girotondi, che in questi ultimi mesi tanto bene ha fatto sia per far aprire gli occhi all'opinione pubblica sulle malefatte da quelli che si riconoscono nell'area dei movimenti, dagli amici del risveglio, dal gruppo dei giovani autoconvocati. Una lista aperta alla società civile, formata da cittadini liberi, una lista capace di esprimere tutta la freschezza della gente per bene. Sarà questa una lista che rappresenterà la vera grande novità politica della prossima tornata elettorale. Una lista che sosterrà fortemente il candidato sindaco, così come ne sono certo faranno tutte le altre componenti della coalizione. Concludendo, cari amici, caro Salvo, adesso occorre concretizzare il programma amministrativo sulla scorta delle indicazioni fatte. Un minuto per Francesco Sbeglio. Il movimento è stato consumato, va bene la pari dignità, però un minuto. Non avete continuato l'altezza in casa, la solita gestatura. Allora, avete notato forse la presenza anche nel manifesto di un piccolo simbolo raffigurante un maggiolino tutto matto, la scritta giovani autoconvocati. Siete chiesti probabilmente chi sono i giovani autoconvocati, cos'è il movimento dei giovani autoconvocati. Siamo un gruppo di giovani appunto che a
alcuni studenti universitari, comunque diversamente impegnati nel sociale, nelle professioni, nel volontariato. Il degrado della nostra città ci ha convinti che era necessario il nostro impegno diretto nelle vicende di Via Cireale. E pur riconoscendo il ruolo insostituibile dei partiti nella vita democratica del Paese, abbiamo deciso di non delegare più puramente e semplicemente le scelte politiche e amministrative. Ci siamo riuniti e la presenza anche di alcuni giovani rappresentanti dei partiti, abbiamo discusso e poi abbiamo deciso di partecipare direttamente e senza intermediari al tavolo del centro-sinistra. Sta proprio in questa partecipazione diretta, diciamo senza invito, il nome autoconvocati. Abbiamo partecipato dunque al tavolo del centro-sinistra proponendoci una serie di obiettivi, primo fra tutti l'unità di tutto il centro-sinistra, compresa la Rifondazione Comunista. Unità su una nuova idea di fare amministrazione, unità su proposte nuove, coraggiose, di forte caratterizzazione sociale e civile. Proposte forti e coraggiose, sulle quali marcare le differenze rispetto alla povertà programmatica del centrodestra, pronta solo a promettere piccoli favori attraverso quella nutrita schiera di sbrigopratiche, chiamatele come volete, o spidughi ad agenda, insomma, meglio no di appunti. Una destra che per meri calcoli di potere ancora non ha il candidato sindaco, è schiavo soltanto delle scelte della triade Basile, Catanoso e Firarello. Interessati questi sì a conservare la loro fetta di potere e disinteressati del tutto invece al bene comune, che è quello che a noi interessa. Ma per fortuna oggi il centro-sinistra è unito, e questo grazie anche al nostro impegno e alla nostra iniziativa. La spinta dal basso proveniente da tutti i movimenti, non solo dal nostro, ha fatto sì che coloro che hanno fatto opposizione in questi anni ad Acireale si sentissero meno soli nel dovere scegliere, potendo ascoltare l'opinione anche discorde degli altri, ma con la convinzione di avere sostegno e partecipazione da un'imprevista ondata di entusiasmo e di novità rappresentata appunto dai movimenti. Il primo obiettivo, quello dell'unità, è stato raggiunto, ma davanti ne abbiamo altri obiettivi ben più impegnativi. Col governo di questa città dovremmo ricostruire il concetto di legalità attraverso la lotta al malaffare e alla pretesa del rispetto delle regole. Dovremmo ricostruire il concetto di qualità della vita, e per questo pensiamo ad esempio alla chiusura del centro storico al traffico, alla realizzazione di servizi di parcheggio, di nuovi servizi di parcheggio e di trasporto. Ci batteremo insieme agli amici di Rifondazione per l'immediata individuazione e creazione di spazi giovanili, spazi alternativi al continuo e soffocante proliferare delle sale giochi, mascherate sotto false forme di circoli culturali ed aggregazioni giovanili. Ci impegneremo per il rilancio economico di questa città, rilancio che secondo noi deve passare attraverso la riappropriazione e riqualificazione del nostro territorio, attraverso la nuova valorizzazione, per esempio, le attività artigianali, e attraverso un'offerta turistica a basso costo oggi del tutto inesistente da Cireale. Questi sono i temi che ci stanno particolarmente a cuore, su questi e tanti altri siamo disposti a impegnarci. Prima di concludere, mi piace ricordare, e oggi ricorre un anno dalla grande manifestazione dei diritti organizzata dalla CGIL a Roma. Noi, come dice Sergio Cofferati, abbiamo un'idea di futuro diversa, un'idea per la quale la società e la stessa economia progrediscono se rispondono meglio ai bisogni e tutelano meglio i diritti della persona. Sul tema dei diritti, della legalità, della solidarietà, della giustizia siamo intransigenti. Dovrebbero essere valori ovvi e comuni a tutti, ma nella nostra città questi temi, questi valori sono stati calpestati dalla precedente amministrazione. E proprio oggi difendere e perseguire questi obiettivi comporta l'obbligo della responsabilità. Comporta l'obbligo di esserci, di mettersi in gioco e di non stare alla finestra,
non più di limitarci all'indignazione passiva e silenziosa. Abbiamo il dovere di partecipare attivamente alla vita sociale, di riconoscerci pienamente cittadini, di promuovere il riconoscimento di effettività dei diritti di tutti, a partire da quelli di chi è più debole. E tutto questo ci porta alla politica. Il cittadino che fa politica è quello che alza lo sguardo al di sopra della propria casa, dei propri privilegi e dal proprio interesse personale. Questo per raggiungere il benessere di tutti. Dobbiamo essere cittadini partecipi di scelte e promotori del nostro stesso senso civico, capaci di incidere, di evidenziare necessità e affermare i diritti. Noi su questi temi ci siamo. Anche per questi temi sosteniamo Salvatore La Rosa, sindaco di Acireale. E saremo presenti con una lista insieme a tutti gli altri movimenti. Ora tocca a voi, ora tocca a noi tutti insieme, perché un altro mondo è possibile, un'altra Acireale è possibile. Però l'applausometro. Bravo Ciccio. Hai fatto uno scherzo. Filippo Finocchiaro. Yeah. Il mio ragionamento parte da una consapevolezza delle motivazioni che ci fanno ritrovare qua tutti insieme, motivazioni che hanno a che vedere con alcuni principi, con alcuni valori che sentiamo profondamente dal nostro interno, dall'animo, dal profondo dell'animo, e che per molti di noi sono il motivo per cui ci spendiamo anche in politica. Sono stati citati principi e valori che fanno riferimento alla legalità, alla libertà, alla giustizia, alla solidarietà. Questi principi e questi valori che poi vanno declinati ai vari livelli. E perché noi crediamo alla solidarietà fra i popoli, che siamo contro la guerra. Con un applauso. La fine scelta per Roger Waters. Carissimi amici, che bellezza stasera averti qui tutti accanto. Prima però, lo so che è stato già detto, però è una necessità, la necessità che ho di esprimere prima di ogni altra cosa un commosso pensiero alle popolazioni irachene così duramente colpite in queste ore da un bombardamento che tocca persone in carne e ossa come noi, uomini, donne, bambini. Una popolazione irachena stretta da un lato dalla ferocia di una dittatura criminale come quella di Saddam Hussein e dall'altro dai bombardamenti di aerei che vengono dal cosiddetto mondo civile. È un altro atto di solidarietà nei confronti delle popolazioni della nostra città colpite dal terremoto. Guardate, chi non c'è stato non lo può capire. Io invito tutti voi ad andare a vedere di cosa si tratta, perché passate i primi giorni tutto è stato quasi dimenticato. Invece c'è una sofferenza grande tra le popolazioni della nostra città che sono state colpite dal terremoto, un disagio grande che non è stato colmato se non da promesse che sono state. Una madre, una moglie, un insegnante, una donna che parla al mondo del solidarismo cattolico e del volontariato. E Enza Maria Magnasco. Io sono profondamente
non so, commossa, sono contenta, c'è un insieme di emozioni stasera dentro di me per una serie di motivi. Intanto perché non avevo visto quanti siete dal posto in cui ero seduta, e questo mi carica di grandissima responsabilità per quello che rappresenta questo momento per tutti noi. Intanto io credo che nella politica, se vogliamo lavorare seriamente e se vogliamo essere convincenti, dobbiamo partire da quello che sentiamo dentro, dobbiamo partire dal modo con cui gli ideali che si costruiscono e che si creano riescono a muoverci e riescono a farci fare cose che noi non immagineremmo mai di poter fare. Io ad esempio non ho mai pensato di dedicarmi alla politica, però ho capito, e credo che questo sia un problema che possa coinvolgere molte persone, che dopo che si è lavorato nel proprio privato, dopo che si sono svolti i propri compiti nella quotidianità e in mezzo alle difficoltà semplici che tutti incontrano, arriva un momento in cui bisogna anche dire agli altri quello in cui si crede. Già questa sera coloro che mi hanno preceduto hanno posto l'accento sui valori della politica, perché questa coalizione è venuto il momento dell'impegno. Marchio, l'avete chiesto l'autorizzazione? C'era dato Saretto l'autorizzazione. Avete chiesto l'autorizzazione? C'era Saretto quando... Ah. Ma che cosa? Avanti, ce l'hai un centesimo? Un centesimino? Anche se ce n'hai 10. Mettili là dentro che ti registro. Che sono tutti questi soldini nella tasca? Cosa devi comprare? Sigarette? No. Ah. Oh. Ciao. Ciao. Dov'era? 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 Bene o male, in qualche modo. Il nuovo zio pilota.